Questo video è sponsorizzato da JLC PCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati, che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. L'azienda è leader mondiale nella produzione di circuiti stampati ed usa macchinari di ultima generazione per garantire un elevato standard di qualità. Potrete ordinare al costo di soli $2 10 prototipi con un tempo di produzione di soli 2 giorni. Basta fare l'upload dei file Gerber sul sito, specificare i dettagli costruttivi e le quantità e attendere. Provate il nuovo servizio di montaggio SMD beneficiando di uno sconto di $7 sulle spese di montaggio. Ciao a tutti! Come sempre, prima di iniziare, un saluto ai patrons che ha raggiunto la nostra comunità di elettronici entusiasti. Quindi un saluto a Andrea, Salvatore, Lorenzo e Giovanni. Un grande ringraziamento per il vostro supporto. Veniamo alla puntata di questa sera. Se vi ricordate, nel video 576 avevamo iniziato l'analisi guasto di questo alimentatore che è per PlayStation 4. È uno switching, avevamo trovato diversi guasti o comunque criticità. Siccome mi sono arrivati i componenti in sostituzione di alcuni di questi che erano guasti, proseguiamo con l'analisi guasti e tentiamo la riparazione. Ci tengo a dire che per oggetti di questo genere, dove lo schema elettrico magari non si trova, i componenti non si trovano, di solito ci si demoralizza un pochino, cerchiamo di arrivarci in fondo e vediamo se riusciamo a ripararlo. In ogni caso, buona visione! Piccolo riassunto della puntata precedente. Avevamo trovato un'instabilità su una saldatura di questa bobina di modo comune, qui sotto c'era la sfiammata, e questo faceva in modo che la tensione sullo stadio boost, quello del PFC, quindi del Power Factor Corrector, faceva ballare la tensione su questi elettrolitici. Adesso invece è bella stabile, quindi una volta che si dà tensione, almeno fino a questa parte, la tensione è stabile. Poi avevamo identificato questo punto qui, dove c'era una resistenza a parte, che era una resistenza fusibile che era saltata, che sezionava tutta la parte, diciamo, a valle. Quindi avevamo sostituito con un fusibile, in modo che così, se dovesse succedere qualcosa, abbiamo questa protezione. Poi avevamo saldato questo MOSFET in un posto dove non c'era più, e avevamo trovato questo diodo in corto. Questo diodo era un diodo particolare, un FERD, e siccome mi è arrivato il componente, diciamo esattamente uno a uno sulla shape, andiamo come prima operazione a sostituire questo con il componente in SMD. Infatti questo diodo, che è in tecnologia Field Effect Rectifier, ha la caratteristica di avere una tensione indiretta molto bassa, quindi una caduta piccolissima. Invece io, siccome non avevo in casa nulla, avevo utilizzato un diodo che comunque aveva una VF, quindi una caduta indiretta abbastanza elevata. Ho dato tensione al circuito, provate a indovinare cosa è successo. Il fusibile ha fatto una bella flashata. Quindi col componente sostituito la parte in secondario ha richiamato troppa corrente e la protezione è intervenuta. Andiamo a verificare cosa è successo. Questo è il diodo appena sostituito. Se metto il tester in continuità e vado a verificare fra anodo e catodo, suona, ma attenzione, potrebbe esserci un circuito in parallelo. Se vado a fare lo stesso test su un componente buono in continuità, non suona e mi legge circa 70 ohm, ma se metto il multimetro in modalità prova giunzione, questo tipo di diodo non rileverà la giunzione del diodo perché è troppo bassa ed è un field effect rectifier. Infatti vedete che su un componente nuovo suona comunque. Quindi adesso la cosa che possiamo fare è disaldare nuovamente il nostro componente nuovo e verificare se fra i terminali di anodo e catodo rimane comunque una bassa resistenza. Multimetro in continuità, se facciamo il test su un componente buono, nulla. Questo è quello che abbiamo appena sostituito e ritirato giù di nuovo. Vedete che è in perdita. Andiamo a vedere sulle piazzole. Circuito aperto, quindi si è guastato nuovamente questo componente. Ho ragionato un po' sullo schema e la cosa che non mi torna assolutamente è questa.
qua abbiamo trovato un diodo, invece qua secondo me deve esserci un MOSFET, perché abbiamo il magnetico, infatti lo vedete qua, di questo switching, abbiamo il controller, e qua abbiamo uno zener sulla tensione che secondo me è fra gate e source, quindi qua è stato messo un diciamo un diodo rectifier field effect, ma secondo me non va bene. Quindi è anche il motivo per cui salta immediatamente. Adesso cerchiamo di capire che tipo di MOSFET utilizzare al posto di questo. Ora che il MOSFET è dissaldato, andiamo a vedere componenti in zona se per caso si sono danneggiati. Cominciamo da questo qui, che dovrebbe essere uno zener di protezione. Questo risulta essere in corto, probabilmente. Poi andiamo a guardare questo che è il controller, che dovrebbe essere un DAP 041. Questo pin, se non sbaglio, dovrebbe essere il ground. Ecco, infatti, vedete che qua c'è il source che è in collegamento col ground. Vediamo se gli altri pin sono isolati. Quindi mi metto qui. Da questa parte tutto ok. Vediamo da quest'altra. Tutto ok. Quindi questo che è il controller DAP 041, equivalente a DAP 046, sembra essere isolato. Viceversa, questo diodo zener di protezione deve essere dissaldato. Ora che l'abbiamo dissaldato, verifichiamo nuovamente per vedere che non ci fossero altri paralleli. Sì, effettivamente lo zener è rotto. Andiamo ora a vedere sulle sue piazzole originali. Qua abbiamo ancora una bassa impedenza. Probabilmente è normale, perché vedete che abbiamo queste due resistenze di basso valore che sono la resistenza di ritorno dal source verso la massa e quindi vanno a fare la lettura della corrente del MOSFET. Però lo zener di protezione qua era sicuramente rotto. Per sostituire questo MOSFET ho utilizzato un 600V 9.2A in D2 pack, quindi il package è un po' più grande perché il package originale era un D pack, però sono comunque riuscito a saldare le pad diciamo con i terminali e anche da questa parte, stando attento che poi l'area di rispetto sia mantenuta. Ho dato tensione, questa volta la tiene, abbiamo 312V prima del fusibile. Dopo il fusibile andiamo a vedere direttamente sul MOSFET la tensione fra source e drain, 311V, quindi anche il MOSFET la tiene. Andiamo a vedere ora il comando del MOSFET, quindi posiziono una sonda fra gate e source del mio MOSFET. Do tensione, vedete che la VGS è 0, anche se aumento la risoluzione verticale, vedo che c'è un po' di rumore sul ground, però il MOSFET non è pilotato. Seguendo il giro di piste che va dal gate al PWM controller, credo che la tensione di gate venga fornita sul pin 1 di questo integrato, che è assolutamente misterioso perché è un integrato cinese, non si trova niente, datasheet, nulla. Però seguendo il percorso delle piste col tester arriva qua. Quindi con l'oscilloscopio adesso andiamo a vedere effettivamente che segnale ci troviamo qui, per vedere se abbiamo attività sul PWM controller. Lasciamo perdere per un attimo i livelli perché probabilmente non sono sulla massa giusta, ma vedete che qua io il mio PWM variabile ce l'ho. Qua ho catturato la schermata a una frequenza indicativa di 80 kHz, ma il segnale qua si muove, quindi il controller, questo famoso DAP 041, sembra essere operativo. Quindi abbiamo segnale sul PWM controller, non abbiamo segnale qua sul gate. Cerchiamo di capire in questo percorso cosa succede di sbagliato. Per cui cominciamo a tenere il puntale sul gate e torniamo indietro cercando di trovare la strada fino al nostro PWM controller. Seguendo le piste che sono tutte in superficie, vediamo che dovrebbe arrivare qua. Perfetto, quindi la prima pad ce l'abbiamo qui. Poi la pista dovrebbe fare questo giro, passare di qua. Qua niente, andiamo a vedere dove tocca. Ecco, da queste parti. Ecco qui, questi due componenti. Quindi abbiamo un tratto di pista che arriva proprio qui, fino da questa parte. Infatti se tocco da qua al gate, ecco la continuità. Da C36, R56, si direbbe che c'è una pista che fa questo giro e arriva qua, su D34, questo diodo.
Dall'altra parte il diodo probabilmente vedete che ha le piste che fa questo giro qui, arriva su questa resistenza, ok? Da questa resistenza arriva su questa pista che arriva al nostro piedino 1. Quindi il giro dovrebbe essere questo, il giro di componenti. Quindi col multimetro abbiamo ricostruito questo percorso semplicemente per continuità. Esiste una pista che dal gate di Q9 torna indietro passando attraverso questi componenti e arriva fino qua. Qua abbiamo visto attività, per cui cerchiamo di seguire il segnale e vedere se per qualche motivo si interrompe su questo percorso. Cominciamo a vedere sul diodo, quel D34, se c'è segnale. Quindi ho saldato un piccolo filo da dry wrap sulla massa, così ho attaccato il coccodrillo dell'oscilloscopio, e andiamo a vedere se c'è segnale. Come potevamo immaginare, il segnale è 0. D'altro canto, con il tester avevamo visto che questo punto è in continuità con il nostro gate, e quindi ci aspettavamo appunto 0 volt. Approfondisco qualche segnale del nostro PWM controller sconosciuto, questo DAP041. Fra la massa e il pin 3 trovo questa forma d'onda, diciamo a dente di sega, 55 Hz, quindi una frequenza che potrebbe essere appunto il residuo della raddrizzata del Ripple che ci proviene direttamente dall'alimentazione. Difatti, accoppiando poi il segnale in continua, vedete che è un'alimentazione. Sì, avevo dimenticato che ero accoppiato in alternata sul canale. E quindi abbiamo un'alimentazione che è superiore ai 10 volt. Qua invece sul piedino 8, quindi fra 4 e 8, abbiamo questa tensione che è proprio la raddrizzata della tensione di rete. Questo infatti torna perché dal ponte raddrizzatore di ingresso in questa zona abbiamo questi 4 diodi che sono in parallelo a 2 a 2 e fanno un raddrizzatore. Questo segnale è una pista che corre lungo tutta la scheda, fa tutto questo giro, arriva su queste resistenzine SMD di alto valore e viene riportata direttamente in alimentazione del nostro PWM controller. Fra il pin 2 e il pin 4 abbiamo una tensione continua, bella livellata, poco superiore a 5 volt. Osservando nuovamente il pin 5, che dovrebbe essere l'uscita PWM, perché poi è imparentata col diodo, ragazzi, ho 0. Quindi il segnale che avevo visto prima in realtà era un segnale che derivava dal Ripple perché ero fuori massa. Quindi purtroppo il PWM controller non sta generando il comando al MOSFET, ecco perché non switcha. Ecco che quindi finalmente abbiamo ristretto il campo di ricerca. Secondo me quindi il problema è proprio su questo PWM controller che probabilmente a seguito del guasto di questo MOSFET, che è stato sostituito tra l'altro con un diodo, quindi ha creato altri danni, sicuramente si è corrotto. Abbiamo verificato che le alimentazioni ci sono, sia quella alta tensione dal 50 Hz che quella 5 V nominale, e quindi lui non sta comandando il MOSFET. Sono convinto che se questo sarà operativo si dovrebbe rianimare tutta questa parte. Quindi al momento il video finisce qua perché dovrò trovare un modo per recuperare questo PWM controller che risulta essere molto misterioso e difficile da trovare. Anzi, vi chiedo nei commenti se qualcuno ha qualche indicazione su come farlo a reperire in maniera facile di farmelo sapere. La seconda puntata quindi di questo alimentatore PS4 finisce qua, diventerà una saga anche questa. Come sempre, se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, un bel pollice in su. Io vi saluto, ciao e alla prossima! We'll be right back.
I'm not afraid to die.